Allora, quando tu sei arrivata a Fantastico, conoscevi me e Beppe Grillo? Avevi sentito parlare di noi o non sapevi chi allora, noi fossimo? Allora, conoscevo Beppe perché avevo appena fatto Luna Park assieme a lui. Ah, giusto. Che era il primo sabato sera di Pippo Baudo. Esatto. Però Loretta Goggi, sinceramente, no. Non vedevo l'ora di lavorare con te. Perché ti giuro, se ci pensi che esperienza. Senti, ma tu te la ricordi? Il nostro primo incontro, la prima volta che ci siamo viste, dove è successo? Allora, 29 settembre 1979, camerino di Loretta Goggi. Arriva Heather Parisi, truccata, pronta per andare in scena. Dovevi fare la sigla, Disco Bambina. E dovevi fare il Disco Bambina, doveva registrare la sua sigla iniziale. E mi fa, guarda come mi hanno truccata, sembra una vecchia di 20, 25 anni. E io ne avevo 29. E quindi mi sono detta, va bene, però non mi perdonerai mai per questa cosa qua. No, perché io soffro tanto di borse. Guarda, ho le borse. A chi lo dici? Vuitton e Gucci. Io le ho da quando sono nata. E allora io... Sei stupenda. Grazie. Adesso non ti vedono, però. No, tranquilla. No, e allora non volevo dire, non sapevo che era il tuo compleanno. Beh, vabbè, poi certo. Io ti ho detto, sembra una vecchia di 30 25. Anni. Ho detto 25. Hai detto 25. E guarda, l'ho rifatta in un'imitazione pochi anni dopo, in Ello Goggi. Chi fa questa trasmissione? Loretta Goggi? Veramente? È Loretta Goggi che sembra una vecchia di 20, 25 anni? Può fare quello che so fare io? Te guarda? Hai visto? No, Loretta, facciamo pace. Guarda che cosa ti ho portata. Questa è bellissima perché poi... Vedi? La gamba. Così, giornalisti non potranno più dire di te che non sa ballare. Guarda che ci puoi fare. Hai visto? Sembra me, è identica, no, è vero? Sembra veramente me. Ci guardiamo insieme qualche cosa di fantastico, non lo so che cosa c'è. Facciamo un salto indietro. Sì, dai, vediamo. Ti ho sputato. L'animalino di questa settimana. Sentite com'è dolce, è un grillino o un altro, direte voi, ebbene sì. Grazie. Fantastico! Non ti smuove la cannonata, hai detto basta e te ne sei andata. Ammazza le super superman, don't you understand, you love me. Fantastico. Cosa? Fantastico era veramente un grandissimo successo. Sì, 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 decisamente. Professionale per Loretta, ma mi vengono le lacrime. No, perché io ti prego, sto facendo di tutto. No, io ho visto nascere una cosa, non so come dirlo, si dice chemistry in inglese, una cosa chimica. Ho visto nascere dietro le quinte, io ero la prima a notare questa cosa. Che Loretta da un giorno all'altro aveva una luce diversa, aveva gli occhi che si brillavano e secondo me era perché ti stavi innamorando. Ma tu ti sei accorta? Io me ne sono accorta, lo dicevo e le persone mi dicevano ma no figurati, perché mi sa che voi avete litigato un paio di volte in sala prova. Lui era molto molto maschile. No, allora sentite, intanto quando io sono arrivata, anzi quando lui l'hanno chiamato per fare Fantastico, ha detto e chi sarebbe la squinzia che devo far ballare adesso? Perché detto... dovete sapere, sì, perché io non sono una ballerina, Eder. No, cosa adesso ti confesso questa cosa che tu non avevi capito, ma io non sono... tu danzi con la faccia, ballerina. Allora, tu danzi con la faccia. Sì, infatti, con le cioè... E quindi lui era abituato che comunque lavorava sempre con bellissime donne del mondo dello spettacolo che non erano ballerine. Ok. E quindi per lui io ero l'ennesima... una squinzia. Squinzia, sì, come per dire una robetta. Quindi quando ci siamo conosciuti non è che ci fosse proprio questa grande atmosfera, no? Un po'...
Io facevo l'imitazione di Marilyn Monroe, sì. E lui era, io cantavo I Wanna Be Loved, I Wanna Be Loved, vabbè, insomma, cantavo una canzone di Marilyn Monroe, sì. Su un tavolo. E tu non sai ballare? No, questo, mi muovo con eleganza. Ma dai. Guarda lui, ti prego, vestito da don. Oh, some like it up, qualcuno piace caldo. Ti prego, sì, qualcuno piace caldo, bravo. Allora, lui era sotto questo tavolo dove io ballavo insieme a un suo collega e faceva: perché mi piace così tanto? Ha due occhi piccoli, il naso ne ha uno, una bocca, due gambe manco belle, perché mi piace così tanto? E quella è stata la sua dichiarazione d'amore in diretta mentre ballavo e facevo queste robe qua. Non potevo non innamorarmi, era un uomo troppo speciale. Troppo speciale. Però sì, quanti è stato anni? Meraviglioso. 32. 32. Sì, lasciamo perdere. Allora, torniamo a noi due, okay. Al fatto che hanno pensato subito di metterci l'una contro l'altra. Hanno tentato, certo, no, guarda. No, dico, Walter Molino, poi questo è veramente un uomo eccezionale, un artista eccezionale. Non lo lui. So, però perché ci ha fatto così? Perché siamo cattive. Non sembriamo, tu non sembri tu, però io sono orrenda. Ma siamo cattive. Una quadratura in più dell'altra. Ah, perché i miei primi piani. Certo. Tu eri gelosissima di me. È sì, vero, io proprio dicevo, era io non devo fare così. Lei voleva far così, lei voleva far così, non me lo facevano fare. Ma ne sono uscite tante, tant'è che poi sono nati anche i fan, no? Sì. Le fazioni, sì. Chi ti fava per te, chi ti fava per me, arrivavano montagne di lettere, sì. Eccetera. Sì, tantissime lettere, tante. Ecco. Adesso io ti faccio portare qui le tue lettere. Ma quelle rimaste? Beh, certo, mica a Milano, sai, non è che... Grazie. Sì, grazie. Allora, queste sono tutte le lettere per... Okay. Però anche le mie, scusate. Sì. Come le tue? No, ho sbagliato. Dove sono andate? Sono solo queste? No, non ci credo. No, sono andate perse. Si stanno guardando in modo allucinante. Perché ha fatto così? Senti, leggile. Sarà faticoso scegliere quale vuoi leggere. Questa è la mia. No, queste tu sono le mie. Sono le tu devi leggere le mie, io leggo le tue. Ah, queste sono le mie. Aspetta che devo trovare pure... Leggi tu per primo, no? Sì. Ok. Allora. Cara Heather. Ok. L'ho detto giusto? Heather. Complimenti, che bel programma. Una coppia artistica così azzeccata in uno show non si vedeva da tempo. Due persone spiritose, allegre, piene di talento. Dovreste davvero fare coppia fissa tu e Beppe Grillo. Come io e Beppe Grillo? Firmata? Anonimo. Amici di Fantastico, la vostra trasmissione è strepitosa. Grillo mi fa morire da ridere. Trucciolo e Brett sono due ballerini eccezionali. Vero. Peccato che nel programma ci siano anche quelle due. Quando appaiono loro, il programma si ammoscia e la notte non vola. Firmato Lorella C. De Roma. Ma va, ma no, ma dai. Ciao. Felicità. Grazie. Felicità. Musica. Musica. Festa boom. Boom. Ciao Heather. Buon ritorno a casa. Saluta le ragazze. Grazie. E tuo marito.